Giubileo dei Giovani e della Gioia Condivisa, Paola, avete visto i momenti di allegria, hanno contagiato anche i due vescovi presenti, Monsignor Morosini e Monsignor Savino, che si sono lasciati andare a un momento di ballo popolare per una chiesa che intende accorciare le distanze con le nuove generazioni. Questo gesto è stato visto come un modo per aprirsi ai giovani, per mescolarsi alla loro voglia. Al santuario di San Francesco di Paola, il Giubileo dei Giovani. C'erano centinaia di ragazzi provenienti da tutte le diocesi calabresi. Si è aperto così il cammino verso la giornata mondiale della gioventù in programma a luglio a Cracovia. Linea a Pasqualino Pandullo. Buonasera dalla Basilica di San Francesco di Paola, la Basilica Nuova, dove da questa mattina sono radunati almeno 400 giovani provenienti da tutte le diocesi calabresi per celebrare il Giubileo. È stata una giornata che adesso volge al termine, molto bella, molto allegra, fatta di canti, di incontri, di preghiere. C'è stato anche un concerto rock del quale parleremo tra un istante. E molti di loro si sono confrontati su argomenti che sembrerebbero difficili per tanti giovani di oggi. Allora io vorrei chiedere a qualcuno di loro come vivono questo Giubileo della Misericordia. Cos'è la misericordia per te, ad esempio? Beh, la misericordia è partecipare a quello che è il dolore del prossimo e accoglierlo e farlo nostro. Come hai vissuto questa giornata dedicata alla misericordia tra tanti giovani come te? È stata una giornata interessante e bella, perché ci ha dato anche l'opportunità di riflettere su almeno due delle opere della misericordia. Quale indicazione viene da una giornata come questa? Quale messaggio resta a tuo avviso? Messaggio di fare sicuramente nostra la misericordia e di accogliere il prossimo insieme al suo dolore, di prepararci tutti insieme per quello che sarà poi un momento importante, cioè quello della GMG. La giornata mondiale della gioventù che si svolgerà quest'anno a luglio a Cracovia. Ecco, un momento molto sentito e molto partecipato è stato, vorrei chiedere ecco, ad Antonello, il leader del gruppo, il cantiere Kairos, è stato il concerto di questo gruppo rock che fa musica religiosa. Ma credo che la musica rock di per sé debba dare uno scossone un po' a quella che è la nostra serenità che ci viene data da, cioè la falsa serenità che ci viene data dalla quotidianità. Il rock ci scuote un po', parlare attraverso la roccia della musica di Cristo, che a mio avviso, a nostro avviso, è stata la prima roccia più importante su cui costruiamo la nostra fede, il nostro cammino, sia quasi una cosa naturale. L'importante è farlo e farlo condividerlo insieme ai ragazzi che di per sé già ascoltano il rock di loro, per cui siamo felici di conciliare, ma è una cosa piuttosto naturale. Antonello, vorrei che tu presentassi gli altri componenti del gruppo con i quali condividi non solo la musica ma anche questa esperienza di carattere artistico-religioso. Sì. Siamo tutti operai, quindi operai Giuseppe Di Nardo. Buonasera. Ciao, io sono Gabriele Di Nardo, il batterista. Ciao, Roberto Sasso, tastierista. Ciao a tutti, sono Davide Capitano, il bassista. Come si vive questo anno del Giubileo dal punto di vista di una giovane come te? Sicuramente vivendo anche queste giornate insieme agli altri. Forse il Giubileo è l'incontro, non vivere la fede da solo ma attraversare la porta insieme a tutti gli altri giovani, non siamo soli. E quale porta dovrebbe maggiormente aprirsi a tuo avviso? Quella del nostro cuore. Il Papa forse ha aperto la porta in Africa per farci capire che dobbiamo andare nella profondità della nostra Africa e aprire la porta del nostro cuore, solo così possiamo poi attraversare le porte di tutto il mondo. Grazie, tutto questo avviene non a caso in quella che possiamo considerare la capitale spirituale della Calabria, a Paola, intorno ai luoghi di San Francesco. Padre Domenico è abituato a questa accoglienza, giornate così. Qual è il contributo specifico che la spiritualità del santo calabrese, di cui quest'anno ricorre il seicentenario dalla nascita nel 2016, può offrire alla spiritualità e alla fede di tutti?
Beh, oggi questi luoghi hanno visto anche il sorriso e la gioia di questi ragazzi che li hanno un po' rallegrati. La casa di San Francesco è la casa di tutti i calabresi, loro oggi l'hanno testimoniato e il messaggio del nostro santo a 600 anni, appunto l'hai già ricordato, della nascita è un messaggio sempre attuale. Francesco è stato uomo di misericordia, di condivisione con gli ultimi, con gli emarginati, con i poveri, con coloro che ricercavano anche nei suoi luoghi, Paola, Paterno, Spezzano, Corigliano, luoghi di riconciliazione. Ecco, per cui il messaggio del Giubileo è proprio questo, ritornare al Signore, come ci ha detto Papa Francesco e anche come scriveva San Francesco nelle sue regole, ecco, nei suoi scritti, ritornare al Signore che ci aspetta a braccia aperte. Penso che questi ragazzi oggi hanno fatto proprio questa esperienza, ritornare al Signore attraverso la testimonianza di questo santo che ancora ci indica la strada della Caritas. Grazie. Il Vescovo, per concludere, Monsignor Francesco Savino, Vescovo di Cassano, ma anche delegato dalla Conferenza Episcopale per la Pastorale Giovanile, ha seguito tutta la giornata, ha celebrato la messa a conclusione di questa giornata. E qual è il messaggio, a suo avviso, che parte da questa bella giornata vissuta a Paola in mezzo a 400 giovani? I giovani sono chiamati attraverso l'esperienza della misericordia a diventare protagonisti di un nuovo umanesimo qui in Calabria. La Calabria, grazie alla coscienza dei giovani, diventerà sempre più bella. Possiamo concludere qui. Grazie per la vostra attenzione e linea allo studio. Grazie Pasqualino Pandullo.